Tell Ciao a tutti, siamo il volo. Beh, se avete curiosità, volete vedere la giornata Sanremese del volo, collegatevi su sorrisi.com. Non vedevamo l'ora di tornare sul palco dell'Ariston a Sanremo dopo sei anni, visto le tante esperienze all'estero, e quindi non potevamo mancare l'evento musicale più importante dell'anno. Oggi siamo un po' tesi perché ci sono le, le prove generali, quindi si sa le prove generali, rivivi e cerchi di, di immaginare come sarà la prima puntata. Eh, abbiamo già ascoltato un po' di brani, devo dirvi che ci sono dei brani fortissimi quest'anno e i nostri colleghi sono davvero, c'è quell'atmosfera non di gara ma di, di divertimento. Alla base di tutto ci vogliamo divertire, perché penso che sia una cosa importante fare quello che ami con divertimento. E poi, beh, sì, vabbè, saremo una competizione, però siamo tutti colleghi e siamo qui tutti per un motivo, fare musica al migliore dei modi. Quindi da parte nostra assolutamente non c'è competizione, anzi c'è una sana competizione perché ci vogliamo divertire. Ecco. Saremo è una tappa importantissima per noi, siamo già stati come ospiti eh, quando presentò Antonella Clerici durante la regina Rane di Giordania. Quest'anno abbiamo avuto... La voglia di ritornare e vivere la gara di Sanremo, quindi abbiamo fatto già le prove con l'orchestra, è stato bellissimo. Eh, C'era Carla insieme alle prove, gli orchestrali sono fortissimi. Quindi ragazzi, seguiteci! E ciao ragazzi, beh, ieri ci sono state le prove generali. È stato bellissimo, è stata un'emozione no? perché un po' rivivi quello che sarà poi la serata, la serata che canterei per la prima volta davanti a tutti gli italiani. E beh, è stato bello condividere anche tutta questa emozione con tutti, tutti gli artisti in gara, tutti amici in gara perché siamo, siamo tutti amici. ecco. Il punto il bello di quest'anno è che siamo, ci conosciamo tutti e che siamo tutti amici. Ecco. Questo diario incomincia a piacermi, è bello perché è come se scrivessi la serie del tuo diario. E, oltre alle prove generali, volevo parlare del red carpet. Ieri abbiamo fatto il red carpet con tutti gli artisti. Ci, è stato molto bello perché abbiamo conosciuto. Abbiamo visto la reazione del pubblico quando vede, quando vede il volo. E devo dirti che non ce l'aspettavamo dagli, 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 che... dagli italiani. Qui ci sono un sacco di bambini. E, niente è stato bellissimo. Il red carpet è come se fosse sempre la prima volta, ovunque, tu lo faccia. Volevo aggiungere un'ultima cosa: non dimenticate, ci esibiremo domani 11 febbraio, mercoledì, tra l'altro, il giorno del mio compleanno e sono particolarmente felice. E, bene, non perdetevi la serata su sorrisi.com, un saluto a tutti ciao soffre di vertigini soffre di lui, lui. Ciao. Soffre di vertigini. ciao ragazzi buongiorno eh, ci ritroviamo qui nella redazione di Sorrisi eh, volevamo commentare la serata a, di... Sanremo. a Sanremo volevamo commentare la e poi, serata una... di... salutiamo i ragazzi di sorrisi.com ciao ragazzi ieri come milioni di italiani abbiamo visto la puntata di Sanremo Beh cosa dire? È stata una eh, puntata speciale perché non l'abbiamo mai vissuta come concorrenti e soprattutto ieri sera non vedevamo l'ora che fosse oggi. Perché oggi vogliamo salire su quel palco e cantare per gli italiani. Sì, poi tra l'altro volevo aggiungere che al di là della serata l'attesa è la cosa più bella, no? Perché ci sono tante emozioni, nervosismo, ansia, perché comunque. È... È una cosa bellissima, non vediamo l'ora di cantare questa sera. Tra l'altro, oggi è anche il mio compleanno, quindi è davvero una giornata molto importante per noi e per me. Il miglior ecco. modo per festeggiare sul soprattutto dell'Ariston. Esatto. Sera... Stasera tocca a noi, e ci tocca riscaldarci prima. Beh, Piero riscalda la voce facendo i suoi vocalizzi. In bagno, faccio... Vie, vie, ti Spiega perché in bagno. Ecco. Perché faccio la doccia. No quindi... c'è un'acustica... No, no, quella è quell della No, l'acustica, io... sì, a me piace l'acustica del bagno. Invece Gianluca, siccome ha, cioè, ha le parti un pochettino più basse no. La canzone, lui no. la, la riserva la voce, non ha bisogno di riscaldare. Quindi no, lui... no, io la riscaldo con l'accendino. Con l'accendino. Invece io faccio il riscaldamento. No, questo non che si può va... sentire, però, riscaldamento. Ma eh, che riscaldamento? Sono... No. Eh, parla, beh, beh poi quasi poi la stessa si cose, si cosa, si facciamo le cose insieme. Vabbè, comunque, ragazzi, ci vediamo domani. Oggi è, oggi è un grande giorno per noi. Che stasera ci dobbiamo Aspetta, esibire. Tu hai, scusa tu hai detto: Piero riscalda V lui eh, con, con l'accendino e tu come la riscaldi? riscaldamento. Risca, fai vedere che, che Ah, fa, facciamo gli stessi esercizi perché eh, studiamo con lo stesso maestro, quindi sempre V e I, V e I, e mano a mano. E dopo fai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Gianluca. Tanti auguri a te. Allora ah, ragazzi, mi raccomando, stay tuned nel canale, stay ragazzi, tuned! sorrisi.com, stasera Sanremo perché stasera canterà il volo. Viva Sanremo! Ci sentiamo in questi giorni! Grazie! Ci vediamo! Tanti Ciao ragazzi, buongiorno! Finalmente ieri sera abbiamo cantato. È da tre giorni che diciamo, qua mangiamo, mangiamo, ma non si canta. Ieri sera sul palco è stato bellissimo perché c'era quella tensione, ma quella voglia di, di spaccare quel palco e di arrivare dentro le case della gente. E devo dirvi che la reazione di del pubblico è che adesso rimborsiamo tutto, casa della <ride> gente. Devo, devo dirvi che eh, le... <ride> <ride> la reazione del pubblico, ieri sera, ci ha un po' stupiti perché si sono alzati tutti. Gli applausi sono stati davvero emozionanti. E stasera, ritorniamo di nuovo sul palco. Ignazio vi racconta quello che canteremo stasera. Io Ho visto una foto su Facebook. Vicino al microfono, no, si sente. Ho visto una foto su Facebook. Tu ha messo così. <ride> L'hai vista no? <ride> no, forse, perché dovete sapere che noi prima di salire sul palco si sì, facciamo merda, merda, merda. Ma il problema. Fa fallo in playback, in playback, io faccio beep. Beep, beep, beep. Ok, perfetto. Però. Eh, okay. <ride> L'unico problema che noi saliamo così è perché siamo pieni di lividi, perché noi prima di salire sul palco ci diamo dei pugni, voi ragazzi, voi ragazzi sbagliamo. E quello è il problema. Sì. E poi alle volte. E sì, alle volte pure quando abbiamo un po' di catarro usiamo un po' qualche mollica di pane così va giù col catarro. Sì, poi, quello per i concerti. Per i concerti di è una più tecnica più... che aiuta a, a far pulire, scendere il, catarro. Esatto, a e non il fare, catarro e non fare. <coughs> esatto. Se, non è che mangiando il pane ti viene la voce, però... No, il pane ringrazia. Ecco. Allora abbiamo, provato, abbiamo finito di provare Grande Amore e allora faccio... Guarda ragazzi, allora proviamo ancora... Come ancora? Ancora una volta Grande Amore dobbiamo provare. Era un misunderstanding. Un misunderstanding. E, no, beh, è una bellissima canzone difficile. Penso, forse è una delle canzoni più difficili nel repertorio italiano. E, però per noi sarà una bella sfida, ecco perché, come dico sempre, una... Queste canzoni che cantiamo hanno dei grandi acuti, però con dei grandi acuti vogliamo, vogliamo abbinare ecco, grandi emozioni ed è quello che, che cerchiamo di fare nelle nostre esibizioni. Ecco. E poi te ci tengo a dire una cosa, che nel disco che uscirà il 24 febbraio, Sanremo Grande Amore, ci sarà anche ancora nel, nel, nel disco con la partecipazione del grande sassofonista Stefano Di Battista, che purtroppo non sarà qui a Sanremo con noi. Però devo dire che questa versione ci piace tanto perché, come ha detto Ignazio, quello che vogliamo fare è trasmettere tutte le emozioni possibili. Eh, vero? Ciao a tutti quelli che dicono che rulliamo. No. <ride> Abbiamo deciso di mettere anche qualche canzone più soft. Infatti, come canzone per te, no? o magari romantica, sì. sono canzoni molto soft cantate in una maniera molto conosciuta. Ecco. Esatto. Soft. Soft. Quindi ragazzi mi raccomando state sempre collegati su sorrisi.com e seguiteci io mi sto affezionando a sto diario Anch anche diario, ragazzi. anche a me veramente mi mancherà, è bello. Un, saluto, un saluto a sorrisi saluto. e canzoni comunque ragazzi ci vediamo domani ciao a ciao domani. ciao a tutti siamo il volo siamo qui a Sanremo in questa meravigliosa giornata eravamo qui mangiando ehm, un pesce. po' di pesce però vogliamo parlarvi anche della serata di ieri, è, stata, è stato bellissimo. È stata una sfida per noi cantare la meravigliosa canzone di Edoardo De Crescenzo ancora. Perché sapete che non è molto semplice, eh? è molto difficile da cantare, però possiamo dire che. È stata una sfida. È stata una è una esatto, però è stata veramente una grande emozione anche per noi. E speriamo di aver emozionato anche il pubblico, ecco. Stamattina finalmente, sai, i giorni di, di Sanremo sono giornate frenetiche. Eh, stamattina mi sono svegliato, non c'era un impegno, ho detto finalmente una bella mattinata, un po mi sono andato a fare una passeggiata. Volevo fare una passeggiata, credevo avessi due, o tre ore, sono uscito dall'hotel, sono arrivato al bar mentre prendevo il caffè, mi chiama Barbara, l'assistente la la, del, del nostro manager, e dice ragazzi ritornate perché dobbiamo fare le interviste. Quindi vacanze a Sanremo non esistono. E tu, no, lui, lui, noi, no lui, lui, è lui è arrabbiato, sapete perché? Perché stamattina hanno messo tutte e due le stesse scarpe e poco fa Perché ha messo le scarpe come le mie e io ho messo come le tue? Dai parla, non ti arrabbiare no, no, facendo, dai. Mi Racconta mi... stasera cosa succederà, no, dai mi Sto facendo baciare dal sole perché i soli baciano bene <ride> Dai, dai, racconta dai, stasera cosa farai cosa no, faremo? No. faremo, farai no, perché, senza, no, senza, no, perché no. voi senza di me siete niente e io senza di voi sono niente, capito? Quindi stasera, no, stasera, stasera canteremo di nuovo Grande Amore. E beh, domani mattina ci abbiamo i voli di ritorno. Perché ritorniamo stasera e vedremo le <ride> eliminate. No, beh, sarà, stasera ci saranno i quattro eliminati. Eh, beh alcuni ci danno scontati come, come che passeremo però mai dire mai quindi, quindi voliamo sempre basso visto che abbiamo la, fa la facoltà che ci chiamiamo il volo cerchiamo di volare a molto bassa, bassi a bassa, bassa, a bassa quota, a bassa quota. Esatto. ragazzi visto che stasera ci sono quattro eliminazioni crediamo in voi e voi speriamo crediate in noi quindi quello che vi possiamo dire è di rimanere sempre collegati su sorrisi.com e mi raccomando twittateci, twittate a tv e canzoni scrivete, facebook, tutto quindi, Dai, Rimaniamo devo... in contatto. Sono gli ultimi giorni del diario, mi raccomando. Eh, Ciao ragazzi. Visto che tra poco è San Valentino, grande amore a tutti voi. Ciao e non combinate danni a San Valentino, eh. Ciao. Buongiorno, ragazzi. Sono Ieri, oggi. Bene, così... no, non che sono. Succede? Sono triste. Sono, che triste. Succede? Che succede? sono triste. Che è successo? Oggi è l'ultimo giorno del diario, ragazzi. Ah, eh, Oggi è l'ultimo sì. giorno del diario, siamo un pochettino tristi, perché un po' ci eravamo abituati. Infatti, grazie a TV, Sorrise e Canzoni e a, tutti, com, e a tutti gli amici di Sorrisi.com com, abbiamo deciso che quando saremo in tour e quando saremo in studio a lavorare faremo un diario anche noi. Perché è davvero bello eh condividere beh. le nostre giornate con i fan e con le persone che magari sono interessate a vedere che fanno questi tre ragazzi durante il giorno ecco. Beh, ieri è stata una bellissima serata, ci siamo davvero emozionati tanto sì, e Lui stava inciampando, ma... stava cadendo, stava facendo la figuraccia a Sanremese, stava inciampando <ride> nella mi casa le gambe, no? Come al solito dopo l'esibizione la, 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 mi, mi tremavano le gambe Te che hai da dire? No, allora, stata... aspetti, faccio una domanda io, faccio giornalista io. E allora, ieri sera l'emozione di rivedere di nuovo le persone alzarsi dopo eh, l'esibizione de del volo, eh, ecco. per, per la terza volta è una cosa più unica che rara quanto visto nel, negli ultimi festival, no? negli, negli ultimi anni. Eh, certo che a vent'anni fare tutto questo non è da tutti i giorni non, e quindi ci sentiamo anche privilegiati e molto fortunati di quello che la vita ci sta regalando. Ecco, non pensate che dopo tutte queste standing ovation vi possa montare la testa? Ci pensano i genitori a smontarla? No, comunque siamo davvero, davvero felici perché abbiamo avuto un grande riscontro da parte del pubblico italiano in sala. E dopo non vediamo loro stasera di risalire su quel palco. Davvero ci stiamo affezionando a tutto, sia al palco, ma soprattutto al diario. Questa sera ricanteremo Grande Amore. Abbiamo visto il vostro appoggio in questi, in questi giorni per quanto riguarda il volo e stasera fate l'ultimo sforzo. Mi raccomando ragazzi, supportate il volo e noi saremo sempre con voi. Tra l'altro oggi è San Valentino e come diciamo sempre in ogni intervista, grande amore a tutti gli innamorati, a tutti voi. Ciao innamorati, aspetta un attimo, fammi dire una cosa a me, magari no, tu hai fatto i tuoi tua sala un finale perfetto, non era un finale perfetto, ora no, lo, lo faccio io il finale perfetto perché lui è innamorato e vuole fare il finale di San Valentino perché io guardandoti no. Oscar scherzando no, no, uh, siccome c'è l'ultimo giorno, no, ho già detto sì, quindi ci tenevo, ci tenevo io anche parlando per voi di ringraziare tutti quelli che hanno seguito sorrisi.com e ci hanno seguiti in questi giorni di Sanremo, no? Giusto. Sì, e volevo puntualizzare una cosa, ragazzi, l'ultima, l'ultima il saluto. Ieri vi ricordate che litigavano per le scarpe? Ebbene, oggi hanno messo tutte e due le stesse scarpe, come ieri. No, è il bello che, che... non ne abbiamo abbastanza, quindi ogni giorno ci mettiamo le stesse, giusto? Ah, a ragazzi un'altra cosa non dobbiamo dimenticare volevamo ringraziare Giorgio Armani perché è stato lui a vestirci per il festival di Sanremo e come vedete la, la moda in Italia non smentisce mai quindi davvero grazie a tutti grazie a tutti gli amici di sorrisi.com grazie a tutti i lettori di tv sorrisi e canzoni visto che tv sorrisi e canzoni c'è molto vicino Mi le fino, a, fino al primo giorno del de, 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 de volo quindi beh speriamo perché ridi? perché sei simpatico ti piaccio? no Ecco, no, dai. quindi davvero grazie a tutti. E speriamo, speriamo ecco, vai speriamo, speriamo ecco, di, 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 di poter fare un diario di nuovo per presto per il studi Aspetta, avviciniamo, andiamo a dare un bacio alla camera. Bacio. Vi, salutiamo così. Uno, due, vi okay. salutiamo così. Vi salutiamo così. Ciao.